Buon pomeriggio ragazzi, benvenuti. Facebook, YouTube, partito. Ciao ragazzi, oggi è una diretta che utilizzerò anche come video vlog, come weekly vlog, visto che racchiude la settimana passata, includendoci anche parte di questa, visto che è il 31 di maggio, è giusto anche andare a fare un summary di quello che è accaduto a maggio, di quello che è stato il mese di maggio, e vorrò farlo con voi che ovviamente siete veramente sempre partecipi. Vedremo una cosa molto interessante: più 1000%, una cifra che solitamente viene accomunata da parte mia a delle truffe, ma che contestualizzata magari in una vita normale di un trader può essere assolutamente fattibile. Ok? Analizzeremo il fatto che aprile e maggio sono stati 2 mesi all'opposto e analizzeremo il fatto che dovete abituarvi a questa fluttuazione. Vedendo dati alla mano, ecco, il fine mese è più un dati alla mano, visto che durante il mese, attraverso il weekly vlog, attraverso tutto quello che facciamo, ovvio è che vi racconto passo per passo quello che è stato. Sostanzialmente il mese di maggio ha avuto due highlights. Uno è stato quello che si è verificato il 4 di maggio, e uno quello che si è verificato una settimana dopo, il 10. Sono stati due trade che sostanzialmente, ecco, ci hanno portato un bel profitto. Però adesso lo analizzeremo insieme, vedremo appunto l'andamento dei 2 mesi con giustamente dei dati che ne sono usciti, per poi vedere, chiaro, quello che si può tirar fuori. Quali conclusioni dobbiamo e dovete tirar fuori anche per prepararvi a quello che sarà il live trading? Questo soprattutto, ragazzi, anche per i miei studenti, perché no? Anche per coloro che ovviamente si trovano a fare trading e ancora non hanno tastato, testato, assaggiato quello che sicuramente accadrà. Molti sperano, ed è una speranza assolutamente vana, di avere l'entrata fissa. Perché fissa costante, no? Voglio arrivare a 10.000 euro al mese. Ho fatto oggi, ho tolto anzi la mia lavagna dietro, potete vedere che vuota, perché ho preparato un video di 36 minuti, video lezione che pubblicheremo su YouTube nei prossimi giorni. Adesso dipende dal team quando riesce a montarlo e metterlo disponibile, dove vi spiego quali sono i 5 passi per poter diventare veramente ricco con il trading, ma non solo finanziariamente, perché la ricchezza finanziaria non è, secondo me, l'unico obiettivo. Vedete, poi tra l'altro oggi non stiamo, e vedrete che oggi è festa in America, non stiamo lavorando, mercato morto, poi adesso lo vedremo. Però, ecco, spiegavo proprio questo, ok? Per arrivare a determinati risultati c'è sempre una speranza, ok? La speranza di raggiungere il prima possibile 10.000 euro al mese. Ecco, 10.000 euro al mese, ragazzi, sono cifre che vi accorgerete non bastano. Non è assolutamente fattibile poter vivere di trading con 10.000 euro al mese. Capirete, ma è vita che dovrete vivere, ok? Perché a 10.000 euro al mese, ragazzi, vorrete, a meno che non abbiate una mentalità da eremita o da monaco tibetano, vorrete avere di più, giustamente, dalla vita, ok? Vorrete fare più viaggi, vorrete giustamente, ripeto, giustamente vivervi degli sfizi che comunque a fine mese costano, e quei 10.000, fidatevi, non bastano, non basteranno per me. E lo vedremo, lo vedrete anzi nel video che ho preparato. 20.000, già un 20.000 euro al mese può diventare una base dove, ok, cominciamo, no, ad essere un po' più interessanti. Parliamo di trading, ok? Buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi. Parliamo di trading, che è la cosa migliore, la cosa che mi piace di più, ok? Vi dicevo, mercati che tra poco chiuderanno. Oggi è Memorial Day in America. Non si lavora sostanzialmente, liquidità nulla. Sono giornate in cui chi vuole operare non sa a cosa si sta andando dove si sta andando ad infilare, no? Giornate come quelle festive non è altro che una noia mortale e niente. Quindi non abbiamo operato, ho gestito altro, ho registrato video, ho fatto altro, ho gestito le mie altre attività e tra poco andrò a casa. Quindi di trading possiamo parlare veramente poco, però di oggi almeno, ma parliamo invece di risultati, che secondo me è la cosa migliore. Allora,
Ho preso la mia dashboard, è in diretta tutto ciò, posso farvelo anche vedere, ma penso che siamo in diretta, cazzarola, cioè che cavolo, inutile nemmeno vi faccio vedere che siamo in diretta. Allora, ho preso la mia dashboard, così vediamo, ma aprile, già lo conoscete, già l'abbiamo visto nei vlog passati, come si è conclusa aprile. Aprile è stato un mese morto, mese come la giornata di oggi, ma per un mese, morto. Un'occasione abbiamo preso, almeno per quello che ci riguarda, non è che se noi abbiamo trovato un'occasione al mercato significa che il mercato si poteva tardare solo in quel modo e c'era solo un'unica occasione. Per quello che mi riguarda, il filtro che io applico ai mercati per aprile, per quanto riguarda aprile, mi ha dato un'occasione. Potete vedere anche, rigenero innanzitutto i miei 4 account, questi sono tutti deselezionati, tutti questi account demo che non so perché ancora... C'è un ragazzo che mi ha detto, sì, ma è accaduto anche a me, non so perché la Ninja mi abbia creato account demo a profusione. Tutti gli strumenti selezionati, sono tutti gli strumenti che ho tradato su questa piattaforma, quindi non è deselezionato nemmeno uno, perché magari uno può dire, però hai deselezionato quello strumento con scadenza, perché non volevi far vedere una perdita, ma tutto quanto selezionato, tutto quanto messo lì, generiamo, ma queste sono cose che già avete visto. Il mese di aprile è stato il mese con un trade $3,550 lordi, ma erano praticamente, sono stati 3,500 netti più o meno, poca roba, ok? È un mese che fa parte, come ho già detto, come lo ripeto e ribadisco, fa parte di un percorso che a livello imprenditoriale è normale. Ci sono mesi in cui si incassa di più, mesi in cui si va sotto, mesi in cui si fa un grandissimo margine, è normale, avviene in qualsiasi attività imprenditoriale e avverrà anche nel vostro trading, ok? Andiamo a maggio, ok? Quindi chiudiamo maggio, oggi è 31, come vi ho fatto vedere non sono a mercato perché non ha senso essere a mercato in una giornata come questa qui, festiva. Mercato che si trova sui massimi storici, vi ricordo ragazzi, per chi è nuovo, noi operiamo sui futures, quindi vedete anche qua tutti gli strumenti che ho tradato hanno delle scadenze. I decodici sono mercati regolamentati, strumenti regolamentati che hanno delle scadenze, ogni strumento ha una scadenza differente, però queste sono cose che magari potrete anche approfondire gratuitamente su YouTube. Ecco, l'unica cosa che potete studiare dal mio punto di vista su YouTube è il glossario, ecco, cosa significa questo, cosa significa quell'altro. Operare studiando su YouTube, ragazzi, vi sconsiglio largamente di farlo, lo potete fare, ma vedrete che i risultati saranno miseri, ma sostanzialmente già ce lo state dimostrando, visto che molti perdono soldi. Ok, io invece adesso vi aggiornerei, no? Mettiamo il mese di maggio, ok? Generiamo 34.412,50 dollari di profitto, il 91% di trade vincenti, 91,67. Sostanzialmente abbiamo fatto un 1000%, ok? Sarebbe dovuto essere 3.550, va bene. Il 950%, va bene, 950% in più rispetto al mese precedente. Questi sono i dati da un mese all'altro. Okay? Da un mese all'altro ci siamo portati a casa il 1000% in più, ok? Da inizio anno, vogliamo vedere da inizio anno, ma questo ragazzi, vi ricordo, è tutto stato documentato, cioè non è che adesso vi sto facendo, mi sono svegliato il 31 di maggio, faccio vedere, mi ha detto bene, adesso lo faccio vedere. No, io dal 5 di gennaio, ok, vi ho mostrato tutti e 78 i trade che ho applicato, che ho trovato, che ho scovato, che ho gestito, ditelo come vi pare, sui miei 4 account. Sono 2 sostanzialmente gli attivi, ma ne ho 4, ok? Uno è un sub account, però è giusto che io vi selezioni tutti quanti gli account per farvi vedere che sostanzialmente questo è stato il profitto totale da inizio anno, per quanto mi riguarda, a 5 mesi. 170.000 dollari, l'83,33% di vincenti. Insomma, sono leggermente sotto la media rispetto all'anno scorso, ma l'anno scorso è stato un anno dove effettivamente ho overperformato e l'ho già detto più volte, mi sono adattato bene al mercato che comunque era un mercato interessante, quello del Covid. Sono adesso in cifre normali, io tra i 30.000 e i 40.000 dollari al mese è il mio ingresso medio per quanto riguarda il trading, insomma quello che faccio. E niente, questo
Questa è la panoramica che è giusto che vi faccio vedere pezzo per pezzo, dall'inizio anno, cosa si fa, cosa si non fa, cosa non si fa. Ok, questo è il mio trading. Però, secondo me è molto interessante. Ci sono diversi dati interessanti, non so se si vede tutto, forse perché ero troppo grande. Beh, sicuramente da inizio anno, ecco, balza all'occhio l'83% di vincenti. Ed effettivamente non è male come cifra, guadagnare praticamente 8 volte quasi e mezzo su 10. Sono cifre che si possono raggiungere, ragazzi, solo quando, e io mi tengo sempre più basso, mi tengo sempre sul 70%, solo quando si ha una piena conoscenza e logica. Parlerò molto di logica, parlo già di logica diverse volte durante i miei corsi, ma anche durante queste live che facciamo insieme, perché vi renderete conto che la logica dovrà essere veramente la base portante del vostro trading. Quando io dico logica, dico quella cosa che vi farà tenere il controllo durante situazioni come quelle che vi ho dimostrato possono accadere, e magari durante trade come quelli di maggio. Maggio è stato un mese dove sostanzialmente, tralasciando il primo trade, quello del 4, è stato un mese dove l'ultimo trade, quello da 30.000 dollari di profitto, ha avuto però delle oscillazioni conto quasi di 30.000 dollari, quindi quasi 30.000 dollari di perdita. Non è stato un trade gestito, poteva, diciamo, diventare molto più interessante, però poi, ecco, la logica che applico ai mercati mi ha fatto dire: ok, accontentati di questa cifra, perché secondo quello che noi analizziamo, il mercato non potrà continuare il percorso, il prezzo, okay, dello strumento non potrà continuare il percorso che tu pensavi potesse fare. Quindi accontentati di quello che c'è adesso, anche se hai sofferto quasi pari rispetto a quello che stai guadagnando, accontentati. Tutto ciò è il motivo per il quale vedete determinate cifre, no? Che voglio rimarcare, sono cifre molto interessanti, non perché le ho fatte io, perché chi fa questo per mestiere sa che l'80% di vincenti sui perdenti, quindi 8 volte 3 su 10 siete a profitto, è tanta roba. Nell'arco dell'anno posso anche allungarlo, e secondo me sarebbe anche un bene da inizio 2020, magari, no? Ok? Con un anno abbastanza, ecco, un anno abbastanza movimentato come quello dell'anno scorso, che mi ha fatto guadagnare di più. Vedete quanto è strano? Mi ha fatto guadagnare di più l'anno scorso, in media, almeno fino ad oggi, però ho avuto più perdenti perché è stato un anno da tradare in maniera differente. La logica e quindi la possibilità di guadagnare, no? Da un mese all'altro, come ho fatto vedere, più 1000%, è una logica che vi accompagna e vi deve accompagnare in qualsiasi fase di mercato. In fase di mercato dove non c'è niente da fare, aprile 2021, in fase di mercato dove è accaduto qualcosa che non è mai accaduto nella storia dell'umanità, no? Una pandemia che ha colpito il mondo intero, ma che nel mondo intero, comunque, almeno per quello che ci riguarda, è stata sicuramente motivo di, diciamo, tumulto, ma questo tumulto poi è stato recuperato. Poi adesso andremo a vedere, ma l'abbiamo già visto, no? L'S&P 500, lo strumento che io trado, ha fatto un crollo molto importante per poi andare a fare addirittura i massimi storici, cioè record di prezzo nello stesso anno della pandemia. Quindi comunque è stato un anno interessante. Però vedete che la cifra, la media si abbassa. Ho detto poco fa, io mi attengo sul 70% per stare abbastanza tranquillo, per stare abbastanza, ecco, anche per avere margine. Ma mediamente io mi aggiro in periodi normali, in anni normali, tra il 75 e l'80%. Quest'anno, a livello di percentuali di vincenti, torniamo a vederlo, sicuramente è più vicino a quelle che sono le mie medie. Però sicuramente potrei guadagnare di meno, ok? Torniamoci, potrei guadagnare di meno alla fine dell'anno, proprio perché ogni trade, ogni decisione che prendo a mercato, siccome il mercato è meno nervoso rispetto all'anno scorso, mediamente mi fa guadagnare di meno, perché è un po' più compassato il prezzo di quest'anno rispetto, il movimento del prezzo di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso. Ma è normale, insomma, ripeto, l'anno scorso è stato un anno particolare. C'è chi si è distrutto, c'è chi
appunto si è fatto molto male, c'è chi ha lasciato perdere questo mestiere, c'è chi si è reinventato, c'è chi insegnava e si è reinventato, buonasera ragazzi, si è reinventato sostanzialmente, non so, affiliate marketer, marketer o che, quant'altro, noi siamo qui ancora a raccontarla, il che è molto molto buono. Detto questo, quindi, dicevo della logica. È per me fattore fondamentale, spiegherò in questo video che ho preparato in 36 minuti proprio il motivo per il quale la logica deve assolutamente far parte... Ah, è andata via un attimo, è andata via un attimo la camera. Deve far parte del vostro modus operandi, ok? Dicevo, si può perdere il punto della situazione, si può perdere il controllo della situazione, proprio perché i momenti di difficoltà che sono assolutamente fisiologici all'interno del vostro trading, il momento di difficoltà non è solo perdere, il momento di difficoltà è anche non trovare occasioni a mercato in modo tale che poi si scatena quella girandola emotiva di sconforto soprattutto che prende chiunque. Cavolo, adesso che faccio? Non ho guadagnato una lira, oddio, è finito il mondo, il mio trading non funziona più, ho guadagnato solo 3.500, sono abituato a guadagnarne 30.000, 40.000, oppure venivo da marzo 45.000, febbraio 77.000, ho fatto 77, 45, 3.500. Nella mente di chiunque che non è pronto a questa cosa, che non è una logica dietro il suo trading, ma è una serie di eventi casuali che gli appaiono sul monitor e lui gestisce così alla come viene il suo trading, è ovvio che questa tipologia di informazione potrebbe destabilizzare. La logica parte dall'analisi per poi arrivare assolutamente alla gestione e l'interpretazione dei dati. Ok? Voi sarete come un imprenditore, analizza i dati, i flussi di ingresso, i flussi di uscita della sua azienda, anche un trader deve analizzare tutto quello che accade con il suo denaro. Il mio denaro mi produce altro denaro e questo denaro entra in fasi, a fasi alterne, a fasi e flussi assolutamente non costanti, ma è giusto che sia così, se no non saremmo qui a parlare di trading, ma saremmo dei dipendenti. Non siamo dei dipendenti, siamo dei procacciatori di occasioni sui mercati. Questo fa il trader, molto semplice. Se la mia esperienza, il mio modo di vedere i mercati non mi ha fatto trovare nulla di interessante, ma con la logica che ho applicato a gennaio, ho applicato a febbraio, ho applicato a marzo, aprile è stato un mese con quella stessa logica, non ho perso, ed è molto importante, non ho distrutto il mio capitale, sia emotivo che finanziario. Per esempio aprile è stato un mese molto rilassante per me, ma come anche i miei studenti mi sono dedicato ad altro, ho differenziato la mia attenzione, cosa che tra l'altro stiamo consigliando di fare, soprattutto grazie alla nuova figura professionale che si trova all'interno della nostra azienda, si chiama Adelfio Ronci, ex consulente Nasdaq, trader in opzioni, che terrà una Summer Academy quest'estate. Fino al 2 di giugno avrete la possibilità di entrare nella nostra azienda e avere questo extra, questo corso extra, che sarà fatto una tantum, perché Adelfio adesso sta un attimo prendendo un po' le misure con il mondo retail, visto che lavora per istituzionali. Ecco, differenziato, per dire, ad aprile le mie attenzioni su altre cose, come giusto che sia. Quindi con la stessa logica io esco da un aprile bello fresco per arrivare a maggio con la stessa freschezza di aprile, di gennaio, di febbraio e di marzo, $35.000. Questo avverrà e lo vedrete, perché la cosa che dovete anche cominciare a rodare è il fatto che non ci si può improvvisare, l'ho detto, lo ripeto, lo ribadirò all'infinito, ed è la bellezza del nostro messaggio, della nostra azienda, non essendoci mai improvvisati, facendovi vedere giorno per giorno, non avendo nulla da nascondere, ma soprattutto facendovi vedere tutto, vedrete che è così. Non è che c'è qualcosa, quel fattore X che farà saltare il banco. La logica che accompagna il nostro trading, logica che si basa su cosa analizziamo, su come pensiamo, su come gestiamo, non è solo la strategia, non è quello, fa sì che siamo sicuri di saper gestire, okay, determinate situazioni. E quando ci sono delle situazioni che, per ovvi motivi, il mercato non ci ha mai presentato l'anno scorso,
Sappiamo quali sono i parametri che dobbiamo controllare e che mantengono il tutto sotto il cappello della logica, che non ci faranno saltare per aria, come avviene mediamente a chiunque faccia questo di mestiere, o voglia anzi fare questo di mestiere. Un mese gli dice bene, 2 mesi gli dice bene. Gli dice bene vuol dire non avere il controllo della situazione, vuol dire che siamo nel torrente in piena e per una botta di fortuna questa corrente non ci fa schiantare addosso ad una roccia che affiora dall'acqua. Prima o poi però lungo il torrente, se ci stiamo facendo solo traghettare, una roccia la becchiamo e arrivederci, ok? Un mese ci dice bene, 2 mesi ci dice bene, il terzo mese saltiamo. Questo non è trading, questo è scommettere, ok? Quindi, una qualità che dovete cominciare a sviluppare sicuramente o ricercare, visto che state alla ricerca, sia dalla ricerca ancora del bandolo della matassa, è sicuramente una buona dose, se non molto importante, dose di logica. Detto questo, da inizio anno più 180.000 documentati, vedremo, a fine anno tireremo una riga come abbiamo fatto l'anno scorso, che abbiamo fatto il nostro metto le carte in tavola, il 15 di dicembre abbiamo fatto vedere, però avete visto che dall'inizio dell'anno scorso sono più o meno $900.000 di profitto. L'anno scorso, appunto, il 15 di dicembre, abbiamo mostrato la nostra operatività, il nostro risultato, come appunto secondo me doveroso. Ragazzi, questo è il daily vlog che chiude il weekly, anzi, che chiude la settimana, l'ultima settimana di maggio e il mese di maggio. Ci vediamo domani con un mercato che sicuramente ci comincerà a dare delle occasioni e con il nostro trading sempre a darci manforte. Ciao ragazzi.